Ragazzi, bello a tutti, bentornati. Allora, non fate caso che mi vedrete per un po' di giorni, probabilmente con la stessa voce, con la stessa luce e con il stesso... No, stavo per dire luce. Ragazzi, non fate caso che vedrete sempre la stessa faccia, proprio la stessa angolazione, ma perché sto per andare in vacanza e quindi mi preparo, boh, 6-7 video, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così almeno per un bel po' non sono... non ho più niente da fare. Ragazzi, oggi parliamo di Golini. Golini, Romero ne parla in un altro video. Onestamente, ragazzi, amici di YouTube, ve lo dico perché sto facendo due video distinti tra Golini e Romero e per avere più video e pubblicarlo in più giorni. Ragazzi, Golini è ufficialmente del Tottenham. Non ve lo nego che mi fa strano e pensavo sarebbe rimasto. Ragazzi, secondo me il vero problema del buon coso, della buona Atalanta di Gasperini è, ragazzi, in un certo modo Gasperini, perché fa scappare 25.000 giocatori, ragazzi. Ne fa scappare 20 su 5. Allora, a parte questo, però, veramente da una cosa molto strana, perché li fa scappare tutti. Fa scappare ogni giocatore proprio. Ragazzi, un po' mi fa storcere il naso, perché è un po' strano che faccia sempre scappare ogni fottutissimo giocatore. È un po' strano questo, perché veramente litiga con tutti. Gollini ha detto, liti con Gasperini, devi parlarlo in futuro, proprio uguale a preciso a Gomez, che non ha mai parlato. Gollini arriva, ragazzi, per una cifra stracciata a 15 milioni, mi sembra. No, no, forse è prestito, qualcosa del genere. Boh, non me lo ricordo in questo momento come l'hanno preso la formula, ecco. Però, ragazzi, fatto sta che a prescindere il Tottenham in questo caso si fa capire che ha capito di avere un portiere, mi sembra, di 34 anni, che è Hugo Lloris, che, ragazzi, grande portiere, va bene, ma abbiamo già visto l'anno scorso si era spaccato. Ad esempio, si era spaccato e hanno dovuto tenere il buon Gazzaniga, che attualmente è svincolato titolare per alcuni mesi. E questo fa capire quanto avere un portiere in riserva sia buono. Ma ragazzi, in questo caso io non dico che io rifarà il titolare, però secondo me un semi titolare, secondo me potrebbe giocare circa il 60, il 35 partite, che sarebbe per me tutta l'Europa League, tutta il campionato, la Coppa di Lega e la Coppa Nazionale, più magari di una decina di partite di campionato, che, ragazzi, ad esempio, contiamo che arrivo fino ai quarti, quelli del Tottenham nella Europa League, circa, boh, quanto è? Facciamo che arriviamo fino ai quarti, 16 gironi, sono 10 partite già, più la Coppa di Lega, che sono un sacco di turni, più la FA Cup, più magari 5-10 partite di campionato. Ragazzi, ti esce un bel numeretto, ti esce, mi sembra, 30 presenze, visto che la Coppa di Lega sono veramente lunghissime in Inghilterra. Si parte al turno 1, si arriva al turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, poi si va, scusate, quarti, semi e finale, quindi veramente lunghissima. Veramente, ragazzi, secondo me è un grande colpo a parte del Tottenham. Lo prendo così. Io pensavo sarebbe rimasto, si sarebbe alternato con il buon Musso, che è appena arrivato, però invece purtroppo per lui non è andata così. In ogni caso, noi ci vediamo domani con un nuovo video, eventualmente stasera.